Vuoi aumentare la visibilità della tua azienda e incrementare il tuo giro d'affari? Rivolgiti a Dialogo TV. Spot, banner e ogni altra soluzione creata appositamente per le tue esigenze. Per maggiori informazioni visita il sito www.dialogotv.it o chiama il numero 02 87 28 71 21. Stefano Renardi è presidente di Amicopet, che ha presentato il progetto di tessera sanitaria digitalizzata per i nostri amici animali. Ecco, di cosa si tratta? Il progetto nasce in collaborazione con il Ministero della Salute, ANVI, che è l'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari, FROVI, che è la Federazione dell'Ordine, e oggi anche con il patrocinio della città di Milano. È una tessera sanitaria individuale volontaria per tutti gli animali da compagnia. La cartella clinica dei nostri amici a quattro zampe viene digitalizzata e depositata in un database che può essere consultato 24 ore su 24 dall'Italia e dall'estero, consentendoci così di poter portare con noi tutte le informazioni sanitarie del nostro amico a quattro zampe. Allora, la tessera sanitaria è una tessera volontaria, quindi non è obbligatoria. Il proprietario di animali da compagnia può farla o direttamente dal sito www.amicopet.it, oppure, come consigliamo noi, recandosi proprio dal proprio veterinario di fiducia, che potrà creargli l'account del proprietario e la tessera sanitaria per l'animale. Ha un costo annuale di 28 euro per il primo animale e 20 euro per gli animali successivi e 20 euro poi per i rinnovi. È una tessera che può essere richiesta quindi sia dal sito che dal medico veterinario di fiducia. E quando vi è venuta l'idea e come vi è venuta l'idea? L'idea è venuta perché siamo tutti proprietari di animali, proveniamo dal mondo dell'impresa anche digitale e informatica. Abbiamo pensato che tutto quello che fino ad oggi era stato depositato sul libretto sanitario e di fatto riposto nel rapporto diretto tra proprietario e veterinario fosse opportuno informatizzarlo, digitalizzarlo, modernizzare un processo di raccolta dei dati clinici sanitari per migliorare, diciamo, la condizione del nostro animale nel rapporto uomo-animale. E come avete convinto il Comune di Milano a patrocinare l'iniziativa? Il Comune di Milano non abbiamo dovuto convincerlo, il Comune di Milano è stato subito entusiasta dell'iniziativa, come il sindaco ha proposto nel suo intervento, ha chiesto il Comune di poter essere promotore nella città di Milano di questa iniziativa, è stata la prima città e noi subito di buon grado abbiamo accettato il patrocinio e con loro iniziato da oggi una serie di attività e di iniziative che ci vedranno sulla città di Milano promotori di questa processo, direi, di evoluzione nel rapporto tra uomo e animale.